Sì, buongiorno, sono Alessio Principe, lavoro nel Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Toscana Sud-Est. Quello che volevo comunicare è che il risultato del suo tampone è positivo, quindi dovrei farle alcune domande per compilare la sua scheda. Sì, intanto come si sente oggi? Pronta ad Arezzo la centrale per il tracciamento dei contatti di casi positivi alla Covid al lavoro Giacento Mappatori. Si tratta di professionisti che hanno dato la loro disponibilità alla Protezione Civile e che tracciano per la Toscana Sud-Est tutti i casi e tutti i contatti, aggiungendosi a tutti quelli che operano già nelle centrali provinciali e all'interno dei dipartimenti di prevenzione. All'interno di uno dei padiglioni dell'Arezzo Fiere Congressi sono infatti al lavoro da questa mattina un team di specialisti, medici, infermieri, operatori sanitari e studenti dell'ultimo anno. Funzionerà 7 giorni su 7, è indispensabile che funzioni 7 giorni su 7 per 12 ore al giorno. Questo significa che in una settimana a regime, perché adesso ovviamente siamo nella fase di start-up, a regime noi arriveremo a tracciare sicuramente 1500 persone, che è un numero importante, è un numero che potrà rispondere quasi completamente al fabbisogno, diciamo completamente al fabbisogno attuale. Poi è chiaro che se i numeri dovessero aumentare, ma l'intento della tracciatura veloce è proprio quello di non fare aumentare i numeri, perché facendo isolare i casi e i contatti stretti è evidente che il focolaio epidemico non si espande. Il loro compito sarà quello di intercettare i contatti di caso, ossia le persone con cui i positivi sono entrati a contatto nelle ultime 48 ore. Adesso io le farò una serie di domande e vediamo di cercare di capire, di creare tutti i suoi contatti. Nella centrale di tracciamento di area vasta voluta dalla Regione Toscana, gli operatori lavorano divisi in due gruppi, operando in isole di 20 posti, nel pieno rispetto così delle misure di distanziamento fisico. Quella di Arezzo è stata la prima centrale toscana ad aprire battenti, presso altre strutture saranno allestite anche a Firenze e Carrara. Questa attività è un'attività straordinaria perché ci consente di identificare precocemente i casi e mappare i contatti che evidentemente devono stare in quarantena per preservare se stessi e le persone con cui potenzialmente potrebbero venire in contatto. Gli operatori, oltre al tracciamento, si occuperanno anche di fornire tutte quelle indicazioni utili a vivere da isolati, igienizzare gli ambienti e quant'altro necessario a superare nel migliore dei modi il periodo di quarantena. Sono un tecnico della prevenzione, laureato proprio 2 settimane fa, lunedì, quando è finito il concorso. Lunedì mattina mi sono laureato, lunedì pomeriggio è finito il concorso. Penso sia una bella esperienza, insomma, da fare, inoltre per dare una mano anche per cercare di ridurre i contagi da questo virus.